questo premio noi vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica su un tema molto attuale, quindi da una parte valorizzare il coraggio e la forza delle donne, dall'altra condannare ancora questo triste fenomeno del femminicidio e qualsiasi forma di violenza, perché la violenza ha tante forme e naturalmente vorremmo anche stimolare una riflessione, portare queste storie, questi esempi di donne che con il loro coraggio, la loro determinazione, la loro forza, la loro passione hanno veramente sono esempi per le nuove generazioni. Quest'anno finalmente siamo riusciti a coprire tutta la provincia e con tutte queste scuole le premiate saranno presenti a questo dibattito molto interessante, perché oltretutto avremo la premiata, la Nurit Pelé della Nan, l'israeliana, che sarà qua 3 giorni e si confronterà proprio con 3 istituti superiori della provincia. Quindi noi siamo lieti di questo e da qui nascerà il messaggio forte proprio con il mondo della scuola, che poi sempre più lo vorremo coinvolgere anche nel futuro. Rammentiamo quelle che sono le premiate di questa edizione. Premio Sakharov 2001, Nurit Peled Elanan, una pacifista israeliana. Poi abbiamo la giornalista di Rai News 24, Lucia Goracci. Abbiamo l'onorevole Mara Carfagna. Abbiamo Maria Falcone, la sorella del giudice Falcone. Abbiamo Dacia Maraini e poi Daniela Monteleone, che è il premio dedicato da ActionAid, proprio ha scelto ActionAid per questa occasione. Quando si terrà la cerimonia di premiazione? Il 20 novembre, venerdì 20 novembre alle ore 21 presso il Teatro Mecenate di Arezzo. Questa icona è nata per il premio Semplicemente Donna. Abbiamo cercato di dare con semplicità un significato importante, come lo ha il premio. È un materiale, una fusione fatta con la tecnica di cera persa, è un materiale bronzo, ma pesante, proprio per sottolineare anche l'importanza del messaggio che vogliamo lanciare con il premio Semplicemente Donna. Come vedete, sulla mano tiene questa sfera di cristallo di rocca, un materiale naturale che è stato appositamente voluto, perché oltre il fatto che sia naturale ha al suo interno delle screziature, delle inclusioni che rappresentano appunto le vicissitudini della vita di una donna, il bene, il male, il futuro, il passato. La posizione è di introspezione, quindi è una donna che sta cercando di capire qual è il suo futuro e di pensare a qual è stato il suo passato. Volutamente le linee sono morbide e non delineate perfettamente, perché vogliamo che rappresenti tutte le etnie, tutte le età e quindi tutte le donne del mondo, semplicemente donne, ecco, direi.